Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Festeggiano alla grande i loro primi 10 anni di carriera, Il Volo. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao! Che meraviglia rivedervi, la canzone è pazzesca. Perdonatemi, magari con i generi sbaglio, un misto tra pop, rock e lirica, una cosa mai sentita prima. La Macedonia in pratica. Non lo sappiamo nemmeno noi, però diciamo che è uscita una cosa che in studio abbiamo lavorato tanto, con Michele Canova, ma anche con Gianna Nannini, che ha scritto parte del testo insieme ad altri autori. Diciamo che ci stiamo in qualche modo rinnovando, ecco, senza perdere la nostra personalità, ma con un tocco più contemporaneo, diciamo. Ci voleva, anche perché siamo giovani. Ci voleva anche Sanremo per presentare il vostro nuovo album, e poi nei prossimi mesi inizia un tour pazzesco in tutto il mondo, anche il Giappone. Sì, faremo Milanino Cusanello e poi mi piace, no. vengo lì. No, sì, iniziamo il tour in Giappone a maggio e poi ci sarà il tour in Italia, che siamo davvero felici di tornare perché, come hai detto tu, sono 10 anni e avranno un gusto un po' differente, no? Farò un tour festeggiando i 10 anni. E poi ci sarà la chiusura all'Arena di Verona a settembre, ma ci sarà un altro appuntamento molto bello a inizi giugno. Faremo un bel concerto a Matera, due concerti, che quest'anno è capitale della cultura. Sì, è velluto. È un problema, facciamo cambiare il microfono. Cambiamo. Però vi dovete concentrare, ragazzi, su, stiamo facendo un'intervista. No. Bravo. E l'ordine ci vuole. E sarà un evento molto bello perché verrà ripreso da un ente televisivo americano, PBS, e girerà questo speciale in tutta l'America, quindi siamo molto felici di poter portare anche le bellezze d'Italia, appunto così chiamato lo speciale, in giro per il mondo. C'è un mistero che vi riguarda. Venerdì, serata duetti, non si è capito chi ci sarà con voi sul palco. Ed è giusto che non si capisca. Giusto? Venerdì duetteremo con Alessandro Quarta. Alessandro Quarta è un grande violinista. Abbiamo deciso di chiamare Alessandro perché anche lui, come noi, cerca di sdrammatizzare la serietà di uno strumento. Come noi cerchiamo di drammatizzare la serietà delle voci classiche con un arrangiamento più alternativo, più con un graffio rock, lui fa parlare e cantare quel violino in una maniera unica. Quando vedrete entrare Alessandro sul palco dell'Arison, tutto vi immaginate tranne che faccia suonare un violino così, così bene. Allora, prima di salutarvi, nel 2015 avete vinto, quindi ritornate sul palco. Com'è l'emozione quest'anno? Superiore, minore, vi sentite più alla prova, più a vostro agio? L'emozione c'è sempre, anche perché è il Festival di Sanremo, fa tremare le gambe quel palco. Perché Sanremo è Sanremo. Sanremo è sempre. E poi Sanremo. Si sa che comunque vincere 2 volte non è semplice, però l'importante è comunque cercare sempre di mostrare quello che è la nostra passione, la nostra musica, dopo 4 anni, che comunque sono tanti. Ma il vero motivo è che siamo venuti qui per festeggiare alla grande i nostri 10 anni di carriera, che tra l'altro è iniziato tutto con Papa Francesco, che ci ha dato una benedizione. Abbiamo cantato un'Ave Maria speciale per lui a Panama alla Giornata Mondiale della Gioventù, c'erano 700.000 giovani e cantavamo a 1,5 metri da Papa Francesco. Abbiamo avuto anche l'onore nuovamente di poter parlare un po' con lui, ed è stata probabilmente l'emozione più grande della nostra vita. Siamo felicissimi davvero che partecipiate a questa edizione 2019 del Festival. Grazie mille di essere stati con noi, i meravigliosi Il Volo. Grazie. 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 Ciao a tutti. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.